angels look like halos. Questa è una moto Guzzi V7 e la sua storia deve essere raccontata. Con questa moto, l'Italia è riuscita a spezzare il dominio delle Harley nel posto più inattaccabile, gli Stati Uniti. Siamo a Los Angeles, in uno dei distretti di polizia più famosi del mondo. Ed è proprio qui che la V7 compie il miracolo, entrando a far parte dei mezzi usati dagli agenti di LA. I guzzisti la chiamano Buffalo, gli americani la chiamavano Goose, che in inglese vuol dire oca, perché proprio non riuscivano a pronunciare correttamente il nome della fabbrica di Mandello. I giovani agenti di polizia di Los Angeles apprezzavano tutto di lei e i meccanici del dipartimento erano addirittura innamorati della facilità con la quale potevano intervenire sulla V7. Tutte le parti su cui intervenire si raggiungevano facilmente, senza dover smontare tutto, ed era solo uno dei tanti motivi che la portarono alla vittoria nei test di selezione della polizia americana. Il sergente Scott Henderson fu mandato a Mandello, la fabbrica delle Guzzi, per seguire la costruzione delle 10 V7 destinate ai suoi colleghi di Los Angeles e fece un ottimo lavoro, riuscì a far arrivare negli States delle moto molto simili alle Harley. 713 cilindrata, 243 kg di peso e una velocità dichiarata di circa 170 km orari. Motore bicilindrico a V inclinato di 90 gradi, freni a tamburo e telaio a doppia culla. La V7 venne utilizzata anche dalla polizia italiana che la testò su strada e in officina. Il Buffalo superò tutte le prove di resistenza, consumo, affidabilità e velocità per le strade di Fiumicino, dove agenti della scuola di polizia di Roma percorsero 31.000 km senza avere problemi. Questo modello fu consegnato nel marzo del 72 al Ministero dell'Interno. Venne usato dalla polizia e poi fu messo all'asta. La persona che l'ha comprata ne ha cambiato solo il colore per ovvi motivi, la sella e il manubrio per questioni di comodità. Non è molto facile da guidare, ci vuole un po' per abituarsi al peso e non è certo la moto adatta per fare le curve veloci. La cosa forse meno riuscita sono i freni, ci vuole un po' per abituarsi, ma dopo un po' di pratica si viaggia alla grande. La società anonima Moto Guzzi parte da Genova nel 1921. Emanuele Vittorio Parodi, Giorgio Parodi e Carlo Guzzi crearono un marchio amato da milioni di persone ancora oggi. Dopo quasi 100 anni di storia, la produzione continua sempre a Mandello dell'Ario, in provincia di Lecco, e rappresenta uno dei più riusciti e intramontabili marchi leggendari italiani. In Italia ci sappiamo fare con i motori. E la Moto Guzzi è diventata una leggenda.